può dire che questa è un'elettronica da MotoGP. Sì, esatto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La Belva è lì pronta, ma come preventivato nell'ultimo video, che per me era il giorno prima, purtroppo sta piovendo, quindi oggi testo sul bagnato. Alla fine un po' ruga perché speravo di mettere a posto le ultime cose sull'asciutto ed eravamo proprio lì, avevamo imboccato la strada giusta. Lo proveremo il giovedì della gara. Oggi invece proverò per la prima volta la bestia sul bagnato e soprattutto parleremo un po' più di tecnica e vi spiegherò tutti i controlli elettronici di questo mostro, come funzionano, come non funzionano, che tipo di hardware ha, e tutto questo ve lo dirà il mitico Fabio, che è stato l'ingegnere elettronico di Michael Ruben Rinaldi l'anno scorso e ha vinto delle gare in Superbike, quindi di sicuro ha più voce in capitolo di me e vi dirà tutte le chicchette di questa Ducati, che a livello elettronico è qualcosa di incredibile. Turno sul bagnato finito, siamo andati subito molto forte, ma il merito è anche di questa cara moto che rispetto al BMW non ti fa sentire il lavoro che avviene sulla ruota posteriore. È una sensazione un po' strana, ma la roba incredibile che on off praticamente fa tutto lei, o quasi. Ce lo spiegherà il buon Fabio, elettronico ex mondiale Superbike con Rinaldi, quindi qualche gara te la sei vinta anche tu. Sì, dai. Si può dire così. Ci siamo divertiti e quest'anno ci divertiremo noi con questa bellissima ragazzaccia e soprattutto si può dire che questa è un'elettronica da MotoGP. Sì, esatto. Questa è un'elettronica di derivazione per quanto riguarda il software e l'hardware della MotoGP. Vengono utilizzati ovviamente gli stessi sistemi, anche perché sarebbe stupido non usarli visto l'esperienza che si è accumulata negli anni. Per quanto riguarda invece la Superbike, possiamo dire che è praticamente identica. L'unica cosa, qualche limite di lavoro su quanto riguarda i software, non ci permettono di lavorare proprio su tutto, però diciamo che la base è identica. Anche perché se dirai qualcosa in più di quello che devi, arriveranno le spie segrete, esatto, di Gigi Nazionale, esatto, Dall'Igna a, esatto, Ucciderti nel sonno, quindi attenzione a quello che andremo a dire, va bene. Io direi di fare una bella panoramica su questo, esatto, soprattutto poi di capire, dato che me lo chiedono veramente in tantissimi da quando è iniziato il campionato, le differenze tra questa moto, una del CIV e una della Superbike, perché molte persone dicono: ah, Salvadori sul National sta correndo col Superbike, così è facile. No, quella lì non è la moto. Quindi facciamo un attimino di chiarezza. Direi che di partire con tutto questo ben di Dio di quello che si può fare, quello che diciamo può fare il pilota in moto e quello che appunto è il tuo lavoro durante il weekend di gara. Allora, innanzitutto vediamo che adesso la mappa ce l'abbiamo su un wet, perché abbiamo appena girato in condizioni di bagnato. Tenendo premuto questo pulsante, vediamo che cambia il logo. Ogni mappa, che sia d'asciutto che sia di bagnato, dentro di sé ha tre sottomappe, che sono la mappa relativa al traction, l'engine brake e il torque, che sarebbero le potenze con cui lui va a gestire l'acceleratore. Il gas, ok. Il gas. Ogni mappa ha al suo interno tre mappe, quindi avremo la mappa A per quanto riguarda il torque, la mappa B e la mappa C. Nel TC questa? Nel TC, stessa cosa. Se passiamo nell'engine brake, andiamo nella mappa A, la mappa B e la mappa C.
per la stessa cosa per quanto riguarda il torque, quindi le potenze. E per chi non è molto pratico, questo famoso EB è quello che si vedeva in MotoGP sulle tabelle, esatto, poco tempo quando fa. Quando messo metà gara gli dicevano di switchare e di cambiare l'engine brake. Esattamente questo. Ed quindi è proprio per questo il motivo che abbiamo tre mappe, perché molte volte il pilota si può trovare in una condizione, vuoi perché cambiano le condizioni, vuoi perché cambia la gomma, specialmente nelle gare di durata molto lunghe, quindi come potrebbe essere la MotoGP o nel mondiale Superbike, dove il pilota è costretto o si trova davanti a una condizione di dover switchare, quindi cambiare mappa per avere un engine brake magari più libero. Generalmente le tre mappe sono appunto diverse, si va da una situazione, un engine brake più trattenuto, andare a liberare. Solo in alcuni casi è il contrario, questo però dipende un po' dal feeling che ha il pilota con la gestione delle mappe. Quindi la stessa cosa vale poi per la potenza, generalmente si parte magari con la potenza più trattenuta per andare poi a liberare ad avere ancora più potenza. E questo è quello che posso che fare io, lui, esatto, mentre vado in moto. Mentre va in moto. Queste mappe, la A, la B e la C di ogni sottomappa, viene creata da me al PC. E anche grazie alle mie due lauree in ingegneria. Quindi in breve io ho questi tre step che però sono fatti ad hoc da te, esatto, durante diciamo le pause, guardando i dati e via dicendo. Vengono create su misura per te e esatto, dopo vengono offsettate in base alle esigenze del pilota, perché se tu, tanto per dirti, mi entri in mappa A, poi mi dici durante la gara, o semplicemente tu volessi fare una prova e dire ma lo sento un po' troppo trattenuto di traction, ti basta con un pulsante andare in mappa B e io ti ho già preparato una mappa leggermente più libera dove ti puoi trovare meglio. No, anche perché bisogna spiegare bene che magari la A, la B e la C per me sono una cosa e per un altro pilota possono essere tutt'altro. Esatto. Come dicevo prima, sono costruite sulla base e sulle caratteristiche del pilota, cioè quello che va bene per te non è detto che per un altro pilota, certo, possa andare bene. Specialmente per quanto riguarda i valori di engine brake e di torque, perché tu ad esempio sei un pilota che usa molto il freno davanti, sia in termini di bar che proprio ci pesto su questo freno anteriore usando poco quello dietro, e quindi sicuramente il tuo engine brake è sicuramente diverso da un altro pilota che magari tende ad usare di più il freno posteriore o magari a fare un po' meno bar sul freno. Quindi in teoria io dovrei avere un engine brake che sia un pelo più aggressivo, che funzioni un po' quasi come se io andassi a premere un freno posteriore. Esatto. Generalmente la difficoltà nell'andare a tirare l'engine brake è proprio quello di creare un freno motore lineare, cioè non far sentire al pilota dei movimenti strani durante la fase di frenata, e questo purtroppo dipende sempre da come viene utilizzato il freno. Quindi se usate male il freno mi tocca lavorare di più, e quindi facciamo lavorare di più, dato che abbiamo un signore elettronico qui con noi e non vedo perché devo sforzarmi io con questa leva qui che sto iniziando ad usare pian piano. Sì, sto imparando. Col BMW era tutto sull'anteriore, adesso qui mi dicono devi usare anche il posteriore, non è così semplice, ve lo posso assicurare. Ma adesso andiamo al sodo, parliamo delle differenze tra una moto specifiche National, specifiche Chief Superbike e specifiche Superbike, mancava nient'altro. C'è da dire anche una cosa, che da quello che stiamo andando a dire bisogna anche far presente questo discorso qui. C'è un regolamento open nel National, però esatto, c'è anche un patto di non belligeranza, diciamo così. Esatto. Nessuno ha motori superbike, non si vedono velocità da 330 km all'ora, perché ovviamente ci vorrebbe un sacco di budget e nessuno ha voglia, insomma, di spendere tutti questi soldi. Quindi bisogna avere una moto in ordine che vada abbastanza forte, quindi alla fine nelle prime gare anche come velocità si è visto 305, 303, però insomma le moto migliori erano tutte lì senza grosse differenze. La differenza alla fine della moto la fa la ciclistica e come si guida, e soprattutto l'elettronica. Come abbiamo detto prima, per quanto riguarda il mondiale Superbike, l'elettronica di base è molto simile a questa, cioè il software e gli hardware sono identici, l'unica limitazione che abbiamo è qualche parametro che non possiamo andare a cambiare, ma l'elettronica è pressoché uguale. Cambia molto la ciclistica, perché ovviamente il forcellone ad esempio è quello standard di una qualsiasi moto di serie che è andata a comprare in concessionario, mentre ad esempio quando riguarda la Superbike c'è un lavoro grandissimo sul forcellone. Questa moto qui che stiamo usando noi nel National si può dire che sia una stock con un'elettronica Superbike.
con l'elettronica Superbike. Esatto. Esatto. Okay. Quindi per quanto riguarda quest'anno il campionato Superbike nel Cinque, diciamo che di base la ciclistica simile. È come questa, esatto. È molto simile a questa, l'unica cosa è l'elettronica, perché da quest'anno hanno introdotto l'elettronica unica, è uguale per tutti, e quindi non utilizzano il sistema Marelli e non utilizzano il sistema che utilizziamo noi. Invece nella Superbike vera, cioè rispetto a questa, cosa cambia? Nella Superbike vera rispetto a questa, come vi ho detto prima, a parte il motore, la ciclistica, quindi forcelle, forcelloni, link, tutto quello che ne riguarda, e l'elettronica che puoi davvero andare a... Fare proprio a limare... Puoi andare a limare tutto. E per parlare a quelli non ultra tecnici, voglio sapere proprio i dati, quelli tipo potenza, chili e via dicendo. Che differenza ci può essere tra questa moto qui e... un Superbike, come potenze e come differenze di peso? In termini di peso ne abbiamo qualcuna. Ok. Non andiamo anche in termini di cavalli, magari è meglio non andare a approfondire. Percentuali? Ma neanche. Saranno cazzi miei. C'è una pistola puntata dietro invisibile che non si vede. Possiamo semplicemente dire che io, avendo fatto l'anno scorso, comunque lavorando con Rinaldi, quest'anno con Luca, possiamo dire che per quanto riguarda le potenze, quindi quello che è il torque, nonostante la moto sia molto più vicina a una moto di serie rispetto che a un superbike, non siamo tanto distanti a quelle che abbiamo usato proprio qua in Colasciutto con Michael ai test. Quindi un po' perché comunque lui il gas glielo dà, e un po' perché comunque le moto davvero sono abbastanza vicine. Ok, va bene, quindi una risposta così diplomatica, devo imparare, bravo, mi sei piaciuto, perché mi hai detto tutto ma non mi hai detto niente, quindi accetto, dovrete accettarlo anche voi, perché giustamente non si possono dire certi segreti. Spero che tutta questa disamina sulle robe tecniche che mi avete chiesto in questi giorni vi sia servita e vi sia piaciuta. Quindi, come al solito, da Fabio e da me, qui dal Misano World Circuit, con una pioggia purtroppo che ci ha fregato questo giorno di test, è tutto, ci vediamo alla prossima gara. Misano, proprio qui da dove vi stiamo parlando in questo momento. Mi raccomando, seguite tutto in diretta su Twitch, canali Facebook, canali, tutto quello che sapete, non devo spiegarlo ogni volta. Gas, e ci vediamo al prossimo video.